Sì, intanto buongiorno a tutti. Rispondo sicuramente a questa bella domanda. Fatemi però prima ringraziare davvero di cuore la dottoressa Bastioli e tutto il gruppo di Novamont per la collaborazione, insomma, che abbiamo e continuiamo ad avere in Europa, ma anche e soprattutto per questo convegno di apertura all'inaugurazione di un impianto produttivo, perché è sempre un piacere inaugurare un impianto produttivo che genera, che porta posti di lavoro, ma è soprattutto un piacere inaugurare un impianto produttivo intanto che recupera un vecchio sito produttivo e quindi non lascia mostri sul territorio, ma poi un impianto produttivo che va esattamente nella direzione che non io, ma diciamo più studiosi, più autorevoli di me, hanno individuato come la direzione del futuro. L'abbiamo sentito anche questa mattina, cioè quella direzione che tiene insieme, sviluppo economico e sostenibilità ambientale, quella direzione che appunto è uno dei driver per lo sviluppo del futuro. Ma devo dire che sono particolarmente contenta perché questo nuovo impianto produttivo diciamo che concretizza il lavoro che stiamo facendo in Europa, perché è vero che in Europa ci stiamo occupando, ahimè, troppo del 3% e poco magari di altri problemi. Del 3%. Sì, sì, è poco del 40% di deficit ecologico. Sì, non solo, dell'immigrazione, ma direi che non è l'argomento di oggi, non è all'ordine del giorno di oggi. Per cui dicevo, ci occupiamo troppo di alcune cose, ma ci occupiamo, grazie a Dio, anche di economia circolare. E che cos'è l'economia circolare? È l'economia che, come dice la parola stessa, chiude il cerchio. È un'economia che chiude il cerchio attraverso la valorizzazione delle risorse, attraverso la valorizzazione delle materie prime. E allora, insomma, voglio partire un po' da qui, prima di arrivare a spiegare qual è l'iter e in quale fase di discussione siamo di questo, secondo me, interessantissimo pacchetto e documento. Voglio partire dalle risorse, dalle materie prime, perché a me ha colpito molto che il vertice del World Economic Forum di Davos del 2014 abbia aperto i propri lavori non parlando della curva di domande e di offerta della finanza e dell'economia mondiale, ma bensì parlando della scarsità di materie prime. E ripeto, davvero a me ha colpito molto, perché se nel lungo periodo può essere un problema ambientale, e ce l'ha spiegato molto bene il professore prima, perché è evidente che se continuiamo con questo modello di sviluppo noi due pianeti a disposizione non li abbiamo, però non è solo un tema che affascina, diciamo, gli ambientalisti, cioè è anche un tema che nel breve periodo si concretizza in problemi di competitività, e noi in Europa ne sappiamo qualcosa, un problema per tutti, sia chiaro. Però noi in Europa, che siamo importatori netti di materie prime, ebbene sappiamo qualcosa, perché appunto sappiamo quanto costano le materie prime, sappiamo quanto siamo poi anche vincolati al costo, alla volatilità delle materie prime. Adesso, insomma, il prezzo del petrolio, c'è chi dice che è un bene, c'è chi dice che è un male, però insomma è indubbiamente il calo del prezzo del petrolio, indubbiamente siamo legati anche a questo. E allora come fare per valorizzare le materie prime? Come fare per avere a disposizione nel futuro materie prime a non doverci inventare un altro pianeta? E come fare soprattutto noi in Europa per mantenere la competitività? Sembra banale, però si parte da lì, si parte da una cosina che noi ci diciamo da tanti anni, ma che in Europa stiamo provando a mettere in campo, che è l'idea che i rifiuti non siano considerati rifiuti, ma siano considerati risorse. Che detta così è appunto facile, ma capite bene che facile non è per niente, perché significa cambiare radicalmente il nostro paradigma, diciamo, anche di consumatori, ma significa anche cambiare radicalmente il nostro paradigma produttivo e quindi passare da un sistema che oggi depaupera le risorse dell'ambiente a un sistema che invece le valorizza. Detto in parole povere, passare da un modello lineare, che è un modello che ha fallito e i dati li abbiamo sotto mano, che è il modello in cui appunto, no, estraiamo materia prima, produciamo prodotti, consumiamo prodotti, gettiamo prodotti e riempiamo discariche, a un modello in cui invece estraiamo materia prima, produciamo prodotti, ma quei prodotti lì restano il più a lungo all'interno del ciclo economico, vengono il più a lungo valorizzati, diventano appunto risorsa. E capite bene, insomma non sono io a dirvelo, l'abbiamo visto nel corso degli interventi di questa mattina, quanto questo tema sia legato all'innovazione.
sia strettamente legato all'innovazione e alla ricerca, perché economia circolare significa innovazione di processi produttivi, di prodotti, innovazione di modelli di business. Quando parlo di innovazione di processi produttivi, ne parlo nel posto giusto. Innovazione di processi produttivi significa mettere in moto nuove tecnologie che arrivano a produrre nuovi prodotti, che arrivano a risparmiare nel ciclo produttivo CO2. Quando parlo di innovazione di prodotti parlo del Materbie, dei sacchetti e di tutti i prodotti che produce Novamont, che effettivamente hanno allargato il mercato dei prodotti sostenibili in Europa. Quando parlo di innovazione in modelli di business, oggi sentite parlare spesso di sharing economy, quindi stiamo passando da un'economia in cui non è tanto più il possesso del bene che ci caratterizza, ma il servizio del bene stesso. E quindi con tutto quello che poi insomma ne compete anche in termini di nuove professioni che non sono quelle del riparatore del passato, ma che possono portare appunto a nuove professioni, se però partiamo dal presupposto che i prodotti non devono essere gettati ma devono essere fatti in materiale recuperabile, rinnovabile, riciclabile, riutilizzabile, eccetera eccetera eccetera. Ma io, guardate, io penso che chi si colloca oggi in questa, diciamo, in questa sfida, chi entra in questa sfida, abbia indubbiamente dei vantaggi competitivi. Anche perché noi stiamo continuando a firmare come Italia, ma direi come Europa, o meglio come Europa, ma anche poi come Italia, stiamo continuando a firmare accordi internazionali che o diventano carta straccia, oppure prima o poi li dovremo applicare. E quando penso agli accordi internazionali che dobbiamo applicare, penso per esempio all'accordo di Parigi sul climate change, penso per esempio, ed è venuto fuori anche prima, ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite che ci impongono determinati impegni a livello internazionale, penso a tutto questo. E allora è chiaro appunto che il nostro sistema oggi non può reggere le sfide di tenere insieme sviluppo economico e sostenibilità, e dobbiamo andare però sempre più in quella direzione, che è la direzione del futuro, che è la direzione che ci permette nel lungo periodo di continuare a restare su questo pianeta, nel breve periodo di godere dei vantaggi competitivi del nostro sistema economico, che da questo punto di vista oggi è più attrezzato di altre economie. Allora, che cosa stiamo facendo in Europa? Perché tutto quello che vi ho detto in Europa, tutto quello che vi ho detto fino adesso, noi in qualche modo stiamo cercando in Europa di metterlo insieme, di tenerlo insieme con un nuovo quadro normativo, che è il cosiddetto pacchetto sull'economia circolare. Prima ricordavi questo iter travagliato, venne presentato, poi venne ritirato, poi gli stakeholder e qualcuno c'è anche qui, ci vediamo spesso a Bruxelles, insomma fecero delle pressioni importanti sulla Commissione, tant'è che lo ripresentò con l'idea di renderlo più ambizioso, ed obiettivamente più ambizioso è stato presentato, perché il primo pacchetto si concentrava molto sul conferimento dei rifiuti, questo secondo pacchetto dice sì, è vero, non c'è solo il rifiuto come risorsa, ma c'è anche tutto ciò che sta a valle, e quindi come produciamo i prodotti, e quindi quali materiali utilizziamo, eccetera eccetera. Però io dico sempre che quello che abbiamo in mano, anche se ve l'ho raccontata così, e anche se poi formalmente di fatto io sono la relatrice di un provvedimento legislativo che riguarda la modifica di 4 direttive sui rifiuti, anche se ve l'ho raccontata così, io mi arrabbio tantissimo quando mi dicono che mi occupo di rifiuti, perché quello che ho in mano io oggi non è un pacchetto sui rifiuti, è un pacchetto sull'industrializzazione sostenibile, o meglio è un pacchetto sulla nuova industrializzazione, perché se abbiamo deciso sempre a livello europeo che vogliamo raggiungere il 20% di PIL con la nuova industrializzazione, mi spiegate qual è la nuova industrializzazione se non questa, punto di domanda? Quindi ecco, io penso appunto che oggi in Europa noi stiamo parlando di una nuova industrializzazione. Per me l'unica possibile, perché ripeto, questo modello ha fallito, quindi per me l'unica possibile, però di fatto di una nuova industrializzazione. E certo, poi ha a che fare con i rifiuti, però è evidente che se io vi dico che dobbiamo alzare i target di riciclaggio, lo dico perché penso che poi possa essere immesso in piedi, con tutto il discorso che vi facevo prima, un nuovo modello di produzione. Se Katia Bastioli prima parlava di zero organico in discarica, io sarei per zero discariche. Però Katia parlava prima di zero organico, anche perché quello che viene buttato in discarica non si recupera più ed è inquinamento del suolo, ma a parte quello. Se Katia parlava prima di, la dottoressa Bastioli parlava prima di zero waste, zero bio waste, zero organico in discarica, è evidente che ci deve essere una normativa che questo lo impone, che quindi mette in moto processi innovativi.
Se in Europa in questo pacchetto stiamo premendo molto sulla prevenzione, è perché pensiamo che se si producono meno rifiuti vuol dire che siamo in un'ottica di transizione verso l'economia circolare, cioè vuol dire che stiamo mettendo in moto quelle innovazioni di cui vi parlavo prima già a valle. Se noi in Europa ci stiamo occupando di valorizzazione del mercato delle materie prime secondarie e quindi stiamo tenendo in considerazione il fatto che parliamo, ma oggi col calo del prezzo del petrolio è più conveniente utilizzare plastica vergine che plastica riciclabile o bioplastica perché costa di più, e beh, ci vuole un quadro normativo che affronti anche questo tema. E se in Europa noi ci stiamo occupando, e qui guardo il presidente di Coldiretti Moncalvo, di fare in modo che in tutta Europa quello degli agrumi, il pastaccio, pastazzo, ecco, degli agrumi, in Italia è considerato rifiuto, mentre in uno stato noi tanto amico, che ne so, la Germania, in Germania non fanno gli agrumi, facciamo la Spagna, viene considerato non rifiuto ma sottoprodotto, e beh, una differenza in termini di, come dire, vantaggio competitivo, in termini anzi di distorsione competitiva del mercato c'è, quindi noi dobbiamo creare un quadro che sia il più uniforme possibile. Per cui insomma, ecco, capite che cos'è il pacchetto dell'economia circolare, cioè non è rifiuto, non è target del 70% di riciclato, del rifiuto del riciclabile, del rifiuto urbano, è tutta un'altra cosa, è tutta questa cosa che sto cercando, spero in maniera chiara, di tenere insieme. Penso che, sì certo, c'è bisogno di un quadro normativo, penso che l'economia circolare sia già realtà. Prima giustamente la dottoressa Bastioli diceva, beh, noi ci siamo, noi siamo parte di queste esperienze virtuose, però qual è il problema? Il problema è che se rimangono esperienze virtuose, ancorché virtuose, siamo tutti contenti perché rispettano l'ambiente e non solo, e si collocano, come dicevo prima, nel mercato competitivo, se sono solo esperienze virtuose, hanno un impatto limitato. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è di renderlo sistema, cioè è di renderle comunicanti fra di loro, è di renderlo il nuovo paradigma produttivo industriale, in particolare del nostro paese, fatemi dire dell'Europa. E per fare questo è chiaro che c'è bisogno di un lavoro a 360 gradi, in una collaborazione fra tutti gli attori, che non sono solo le parti economiche, le parti industriali così più lungimiranti come Novamont ha dimostrato di essere, ma che siamo anche noi consumatori, che per esempio quando andiamo in un supermercato cominciamo a decidere quali prodotti scegliere e magari li cominciamo a scegliere in base ad altri criteri. Dico anche che siamo noi istituzioni, e le istituzioni da questo punto di vista hanno un ruolo fondamentale. Intanto come legislatore europeo sicuramente il ruolo di avere un nuovo framework legislativo che tenga, che sia stabile e che non faccia tutto quel balletto che abbiamo raccontato prima, ma che dia la possibilità a chi vuole investire in nuove tecnologie di farlo avendo davanti un quadro normativo chiaro. Però non penso solo alle regole. Certo, le regole sono importanti, insomma, veniva ricordato che cosa ha voluto dire per il vostro settore, per questo settore, il ban dei sacchetti di plastica e quindi la possibilità di utilizzare bioplastiche e la possibilità, insomma, di favorire tutta una certa tecnologia. Però ecco, io penso anche che il ruolo di noi legislatori sia quello di creare le infrastrutture, che non sono solo le infrastrutture in termini di impianti produttivi che facilitino la raccolta differenziata, che poi è la base del ragionamento che vi ho fatto, ma che sono anche altre infrastrutture, magari le infrastrutture legali, e so di toccare un tema sensibile, insomma, che sono insieme alla burocrazia, le illegali, uno dei mali del nostro paese, e insomma sacchetti in plastica compostabile, chi produce sacchetti in plastica compostabile vera ne sa qualcosa. Per cui niente, insomma, questo è un po' il lavoro che stiamo facendo su. E penso però che ci siano veramente oggi insomma, le competenze, soprattutto in Italia, e la capacità di fare il sistema e di portare un vero contributo non solo a questo settore ma all'intera economia.